magari ci sentiremmo ancora in pieno deputati della Repubblica che su Grazie. Una battaglia di questo tipo, sì, tanto poi continuerò, che su una battaglia di questo tipo avrebbero deciso di continuare il merito. Per cui fate quello che volete, votate contro, votate a favore, astenetevi, puntigliate, fate quello che volete, che noi tanto tra pochi minuti abbiamo esaurito il tempo e vedremo come comportarci in conseguenza. Grazie. Allora, la Lega Nord Autonomia ha per l'appunto esaurito il tempo, è stata fatta richiesta, come da prassi costante, la Presidenza concede il tempo aggiuntivo pari a un terzo di quello originariamente previsto. Chiesto intervenire l'onorevole Corzaro. Grazie Presidente. L'amicizia personale che spero con risposta nutro nei suoi confronti mi porta ad augurarmi che ella non si sia infortunato qualche minuto fa quando si è arrampicato sugli specchi nel cercare di dimostrare che la Presidente Boldrini ieri abbia detto qualche cosa di diverso da quello che ha sostenuto, ovvero che a suo dire questo provvedimento non ha una rilevanza strategica. Ma detto questo, e per entrare nel merito dell'emendamento e del testo di questa proposta di legge che l'emendamento in questione cerca di limitare nella sua dannosità, voglio dire che siamo di fronte a nient'altro che all'ennesimo provvedimento demagogico e manifesto tipico della cultura della sinistra. E per dire questo, Presidente, in 30 secondi, mi rivolgo ad una citazione che leggo di pochissime righe, per mutuare la stessa logica che è stata adottata nel dibattito sulla legge Bossi-Fini. Chiedere di abolire la legge Bossi-Fini è una declamazione demagogica. Non è che se si abolisce la Bossi-Fini si risolve il problema dei morti in mare. Non è che se si abolisce la Bossi-Fini smettono di imbarcarsi illecitamente o di morire in mare perché così si rende tutto più sicuro. Non si può trasformare un grande dramma europeo del Mediterraneo in una questione di demagogia politica. Con la demagogia non si eliminano i morti. Conclude. Additando la sinistra ideologica, queste cose le ha pronunciate nel mese di novembre del 2013 il segretario nazionale del Partito Popolo della Libertà, onorevole Angelino Alfano, che allo Stato risulta essere il ministro competente in materia, che ci dovrebbe probabilmente spiegare lui Grazie. E il suo gruppo parlamentare in quale verso hanno girato il loro pensiero la nel breve volgere di questi mesi. Grazie. La Presidente. Ringrazio. Quanto alle dichiarazioni della Presidenza di ieri, valgono le precisazioni precedentemente rese. Pongo in votazione l'emendamento Caparini-Invernizzi 1.16, contrario Commissione di Governo, favorevoli i relatori di minoranza. La votazione è aperta. Di Maria. De Maria. Ci siamo? Nuti. Crippa, Sorian. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo all'1.25 Invernizzi, a pagina 12. Contraria Commissione, contrario Governo. Onorevole Molteni, prego. Presidente, grazie. Interveniamo su questo emendamento che richiama sostanzialmente gli emendamenti che sono stati presentati precedentemente dal collega Invernizzi e dal collega